Avevo chiesto alla mia squadra di fare una partita dal punto di vista fisico importante, come c'era da fare, e devo dire che l'abbiamo fatto abbastanza, non completamente, però per alcuni tratti l'abbiamo fatto abbastanza bene nel primo quarto, quando siamo entrati in partita bene, con l'atteggiamento giusto. Abbiamo avuto un passaggio vuoto nel secondo quarto, che obiettivamente ha creato quel break importante per loro. Dopodiché abbiamo ripreso a giocare il terzo, quarto e quarto. È chiaro che il punteggio, la vittoria finale non è mai stata in discussione, non era questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di giocare minuto per minuto per cercare di fare dei passi avanti, per cercare di guardare qualcosa di buono di quello che del nostro futuro di campionato. Devo dire che nel terzo e nel quarto quarto, quando siamo riusciti a alcune azioni, a fermare il loro attacco, cercare di farli rallentare un po', devo dire che insomma, qualcosa di buono abbiamo fatto. Magari Milano poi ha alzato un po' il piede all'acceleratore, però a me piace anche guardare di più il lato positivo della mia squadra, che hanno combattuto come gli era stato chiesto. Quindi una partita con l'obiettivo iniziale, devo dire che la squadra ha fatto di positivo quello che mi aspettavo per lunghi tratti e per abbastanza. Poi in attacco abbiamo avuto non ottimali prestazioni al tiro a 3 punti, volevamo cercare di giocare un po' contro Samardo Summer, tirarlo da fuori. Il nostro Callan, che è un 5 atipico, avevamo pensato di creargli situazioni da lui per il tiro, non le ha concretizzate, però si è battuto uguale sia a rimbalzo che dentro l'area, quindi anche lui ha fatto la sua partita. Rautins, che era al rientro dopo 3 settimane di stop, ha fatto una partita anche lui diligente, una partita di squadra. Quindi devo dire che abbiamo solo un rammarico per l'infortunio di Diawara, il suo problema al polpaccio, che ha fatto sì che quando giocasse non era il meglio e poi lo mettesse fuori dalla partita.